Giusi. Sì. Provato? Certo, no, a farmi fuori dal lavoro. Sì. Ma dì la verità, ha detto tra di noi, tanto c'è nessuno qua che ci ascolta, vedi, c'è nessuno, guarda, c'è uno che fa le foto, tre che ci ascolta, c'è nessuno, dì la verità, ma a te, dì la verità, eh? Non è mai capitato? L'hanno provato? Sul lavoro? No, al mare? Stai a far bagnino, stai a fare? Mentre facevi il bagnino, ti hanno provato? Che lavoro fai? Niente, casalinga. Fai la casalinga. E ci hanno provato la casalinga. Che sono sti scimmie? Vabbè, grazie, ciao. Che priva il cittadino del diritto di scelta, che le mette a disposizione di potenti che le scambiano con favori sessuali, un ricatto che Giulia. È sinonimo di mercificazione, e chi lo subisce ricopre quelle cariche con l'unico obiettivo di ottenere potere e denaro, e non perché è animato da un profondo rispetto per la cosa pubblica e dal desiderio di servire questo paese con la piena consapevolezza di ciò che significa. Arrabbiata, perché se poi si guarda al di là della pratica contingenza ci si accorge del vero danno che si sta procurando, il depauperamento del costume, del livello culturale, del sistema di valori di questo paese, che vede completamente comparire quello più importante, quello da cui tutto deriva, il valore della dignità. Con questa giornata straordinaria abbiamo fatto uscire dall'ombra le questioni che ci stanno al cuore, a noi tutti, a questa piazza e alle tante piazze d'Italia, e non solo, gremite come Piazza del Popolo, vogliamo dire: non si torna più indietro! Non si torna più indietro! Un prossimo appuntamento è per l'8 marzo. E poi assieme ci impegniamo a costruire gli stati generali delle donne italiane, aperti anche agli uomini, per continuare a far sentire forte e autorevole la nostra voce, perché niente sarà più come prima se stiamo assieme, e staremo assieme.